Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Approfondimenti tecnici sulla piattaforma MyPay. Vi ringrazio tutti per essere qui oggi e ne approfitto per ricordare a chi non si fosse collegato la volta scorsa che questo incontro e precedente fanno parte di un ciclo di webinar che sono stati organizzati dalla Regione Campania nell'ambito delle azioni di supporto agli enti locali campani per le iniziative di semplificazione e innovazione digitale in collaborazione con Federica Web Learning, il centro d'Ateneo dell'Università Federico II di Napoli, che è un progetto finanziato dalla Regione Campania per la didattica multimediale, che ad oggi conta più di 300 corsi online gratuiti. Questo ciclo di incontri, è stato inaugurato l'8 gennaio, con lo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi che sono stati preposti dal governo, ossia gli obiettivi di transizione al digitale. E riprendendo anche le parole di quelle che sono state dell'assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania, la dottoressa Valeria Fascione, vuole essere un dialogo, un'apertura, un supporto tra l'ente regione e i comuni campani, per riuscire a vincere insieme quella che è appunto la sfida della digitalizzazione. Durante il primo incontro è stato fornito un quadro di riferimento su quella che è la strategia e le iniziative a livello nazionale, ma anche un approfondimento sull'adesione alla piattaforma dei pagamenti elettronici, PagoPA e MyPay. L'incontro di oggi invece vuole essere un approfondimento tecnico, quindi si entrerà più nella parte tecnica della piattaforma, con anche delle dimostrazioni live che ci mostreranno la funzionalità per l'utente, ma soprattutto per l'ente. Quindi, prima di iniziare, volevo però ricordarvi che la registrazione dell'incontro precedente è sempre disponibile al link che vi è stato inviato tramite mail e che anche durante questo incontro sarà possibile porre delle domande ai nostri relatori, in quanto gli ultimi 15 minuti del webinar saranno appunto dedicati a rispondere a diversi quesiti. Quindi io direi di iniziare presentandovi quelli che saranno i relatori di oggi, e interverranno il project manager del gruppo Almaviva, il dottor Paolo Parlato, la service manager di SMS Engineering, la dottoressa Fortuna Romano, e il responsabile tecnico dei pagamenti della Regione Campania, il dottor Salvatore Avella, a cui passo la parola per un'introduzione per parlarci appunto del circuito PagoPA. Ok, buongiorno a tutti, sono Salvatore Avella. Io diciamo sì, partirei da fare diciamo sì, un breve ricapitolo di cosa è stato fatto nel webinar precedente. È già stato introdotto precedentemente, però giusto per fare qualche richiamo a qualche data e a qualche intervento da porre all'interesse. Quindi abbiamo visto nel webinar precedente che la Regione Campania ha abilitato una serie di azioni, tra cui questi webinar, a favore degli enti locali per raggiungere anche nell'immediato gli obiettivi che sono previsti dal decreto semplificazione e innovazione digitale, che prevede sostanzialmente che entro il 28 febbraio 2021 vengano fatte alcune azioni per la transizione digitale che riguardano principalmente tre temi: PagoPA, SPID e l'Avvio. Diciamo sì, cosa prevede il decreto semplificazione? Come tutti sappiamo, sappiamo che dal 28 febbraio gli enti, i cittadini devono essere in grado di poter fare pagamenti elettronici verso tutti gli enti della Regione Campania, cioè tutti gli enti locali nazionali, quindi della Regione Campania, e quindi gli enti entro il 28 febbraio 2021 devono attivarsi sul nodo dei pagamenti PagoPA e fornire la possibilità ai cittadini di effettuare i pagamenti elettronici. Prevede inoltre che dopo il 28 febbraio, per quanto riguarda l'accesso ai servizi degli enti locali, l'accesso deve essere consentito per i cittadini solo utilizzando SPID e la carta d'identità elettronica, e quindi diciamo sì, gli enti locali non devono più rilasciare
altre credenziali di accesso ai servizi ai cittadini, cioè credenziali diverse. E prevede che gli enti devono cominciare ad integrare l'appio per i propri servizi di notifica e pagamenti. Poi abbiamo anche visto, e questo diciamo sì, lo faccio per ricordare che la scadenza di questo avviso, abbiamo parlato dell'avviso che il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha fatto, la cui scadenza è oggi, e quindi ricordo a chi è interessato che siccome mi hanno detto che l'adesione è abbastanza veloce e quindi si riesce a fare anche in tempi brevi, per chi è interessato e non l'ha ancora fatto, ricordo che la scadenza di questo avviso è oggi, quindi entro il 15 bisogna aderire a questo avviso. E poi abbiamo, diciamo, introdotto la piattaforma MyPay, che è la piattaforma di intermediazione Regione Campania mette a disposizione degli enti della Regione Campania e quindi a disposizione anche dei comuni. Questa piattaforma consente anche di raggiungere gli obiettivi che sia l'avviso e sia la normativa ci impongono, quello di, cioè, di avere enti attivi sul portale PagoPA entro il 28 febbraio di quest'anno. Quindi abbiamo visto che, come sapete, PagoPA in realtà è un nodo centrale che serve a disaccoppiare l'ente dai prestatori di servizi di pagamento che consentono il pagamento e quindi questo diciamo si libera l'ente di dover fare accordi commerciali e contrattuali con i singoli prestatori di pagamento, ma non è un portale dei pagamenti e quindi per rendere necessario ai cittadini e per rendere possibile ai cittadini la possibilità di effettuare dei pagamenti verso gli enti locali, c'è bisogno di un portale dei pagamenti o di una piattaforma che è interconnessa a questo nodo centrale dei pagamenti e consenta quindi di effettuare i pagamenti. In realtà queste funzioni sono svolte dalla piattaforma di cui si è dotata Regione Campania, che è MyPay, che oltre a queste funzionalità ha anche fornisce servizi per facilitare la riconciliazione e la gestione contabile dei pagamenti che gli enti ricevono. Quindi, diciamo, un ente in generale, dall'adesione a MyPay e a PagoPA, ha alcuni vantaggi, i cui principali possiamo dire che sono quella di fornire ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti elettronici verso l'ente, che è anche un obbligo, ma è anche l'opportunità per i cittadini di avere una libertà di scegliere la modalità di pagamento più consona e più veloce. Ha il vantaggio di avere incassi senza avere ritardi, perché gli incassi vengono riversati all'ente in tempi stabiliti e predefiniti, cioè il giorno lavorativo successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento, e poi la possibilità di gestire in maniera efficiente le entrate che ha ricevuto dai cittadini. Può facilmente verificare chi ha pagato, quando è stato incassato, e riconciliare e gestire contabilmente l'entrata. E quindi e questo è l'obiettivo che abbiamo oggi. Vogliamo mostrarvi più approfonditamente come funziona MyPay, quali sono le sue funzionalità e quali sono, i vantaggi che si hanno utilizzando la piattaforma. E quindi, negli interventi successivi vi sarà mostrato le diverse modalità di utilizzo o di adesione alla piattaforma, le funzionalità che sono a disposizione del cittadino per effettuare il pagamento, le funzionalità che ha a disposizione l'operatore dell'ente per operare sulla piattaforma, i flussi di riconciliazione e come avviene la riconciliazione sulla piattaforma.
Quindi, oltre questo, diciamo così, questo è l'obiettivo principale di questo webinar odierno. Come ultima cosa, invito gli enti interessati ad aderire e utilizzare MyPay a non attardarsi, perché poi eventualmente si potrebbero avere delle difficoltà se si arrivi a tutti a fine di febbraio 2028. Questa era l'ultima cosa che volevo dire. Grazie mille, dottor Avella. È stata importantissima la sua introduzione, soprattutto la specifica delle date di scadenza, quindi invitiamo tutti quanti ad apprestarsi comunque ad aderire ai progetti.